la sua terrazza. Da quant'è che non gli dà del sigillante? Beh... Cosa? No, signor, non può resistere una terrazza di legno così vicino all'oceano. La salsedine penetra e la corrode dall'interno. Questa l'ho già sentita. Ah, sì, il mio dottore. Non era salsedine, ma scotch. Bisogna sostituire la ringhiera e la scala che va alla spiaggia. Ah. Beh, non ci puoi mettere un po' di sigillante? Potremmo farlo, ma sarebbe come ordegnare a una vacca morta. E che significa? Mungere una mucca morta. Ah. Allora, prima di fare un lavoro tanto oneroso, dovrei sentire qualcun altro. Sì, capisco. Lei è intelligente e avveduto. Ma è meglio che si sbrighi prima che si disintegri. Ha detto anche questo il mio dottore? Pronto? Oh, un attimo, vado a vedere se c'è. È Chloe. Ho bisogno d'aiuto. È forse quella del veterinario? No, ma perché non mi lascia in pace? Cosa devo dirle? Non lo so, dille che sono malato. Ok. Che cos'hai? Che vuoi sapere, scusa? Ma stai a casa o in ospedale? Sto a casa. Bene. È virale o batterico? Come? Beh, devo essere convincente. Mi servono i dettagli. Non lo so, ho un virus. Intestinale o bronchiale? Dille che ho l'influenza, va bene? Oh, bene, l'influenza. È da poco che stai male? Dammi quel maledetto telefono! No, va bene, voglio parlarle! Ciao, Chloe. No, sto bene. Un piccolo virus. Il dottore dice che guarirò tra un paio di settimane. Anch'io, piccola. Ti chiamo presto. Presto. Molto presto. Visto? Era così difficile? Beh, tu però hai avuto la possibilità di recitare e barare. Ciao papà, c'è Charlie. Ciao, ciao Jake. Alan, mi serve la tua firma per i corsi di recupero estivi di Jake. Ancora corsi di recupero? In quelli è specializzato. Mamma mia, che visione. Chi è quello schianto? È il mio falegname. Davvero? Anch'io ne sto cercando uno bravo. Beh, è presto per capire se lo...